ha tante altre idee in testa. Perché sceglie di fare politica e come avviene questa scelta? Quando avviene? Beh, insomma, per me il punto di svolta decisivo fu la guerra di Spagna. Dio mio, io venivo da un piccolo paese del Lazio, dove la vita politica era piuttosto limitata, però ero nato in una famiglia in cui invece l'agire, la passione politica era stata molto grande. Venivo dall'estremo lembo della Sicilia, Grutte, Agrigento. I miei nonni erano stati attivi nella guerra di libertà italiana, erano state con Garibaldi. Il punto però che per me è stato un punto chiave, che mi ha spinto proprio all'agire politico e mi ha separato dalle mie passioni giovanili, che erano prima di tutto il cinema e la poesia, è stato la guerra di Spagna. Luglio del 1936, quando Francisco Franco con il suo esercito attraversa lo stretto di Gibilterra, invade la Spagna e comincia quel grande evento, il terribile evento che fu la guerra di Spagna. E che, diciamo così, fu uno stacco nella storia del continente europeo. Certamente lo fu per me. Io mi ricordo chiaramente quel giorno, sì, proprio come l'avessi dinanzi agli occhi adesso. Vado all'edicola, compro il giornale e vi leggo la notizia dello sbarco. Io già, ripeto, stavo in bilico discutendo con questi miei amici nella scelta tra il cinema oppure l'impegno politico. Quello fu il punto decisivo per la mia formazione. Da quel momento tornai a casa, quale che sia. Cambiarono i libri sul mio tavolo, come uso a dire, levai, scostai poi le poesie, insomma, Montale, Ungaretti, i grandi amori della mia giovinezza, e vennero altri libri che erano quelli che riguardavano la situazione nel mondo e lo scontro che già allora era cominciato tra l'imperialismo nazista e tutto lo schieramento dell'Europa occidentale, compresa l'URSS, che era il paese a cui noi guardavamo come la grande speranza, perché era il paese dove Lenin aveva fatto la rivoluzione sociale. E ricordo chiaramente la decisione che presi, torno a dire che si potrebbe proprio simboleggiare in queste parole, insomma. I libri sul mio tavolo cambiarono e vinsero i libri che mi parlavano di come avremmo fatto la lotta antifascista e comunista qui in Italia, in questo paese che era controllato dal fascismo alleato ad Hitler.